Buon dì, amici. Buona domenica, ma non sembra una scappata di casa con sti capelli. Scusate. Le 10 di domenica. Ora di colazione per me. Ieri sera, se mi seguite e avete già visto il video di cosa mangio in un giorno a dieta di tutta la giornata, avrete già visto questa meraviglia. Buonissima, buonissima. È una torta di mele con qualche goccia di cioccolato fondente, fatta con appena 50 grammi di farina, di zucchero ne ho messo meno della ricetta originale, e poi ho messo quello di canna, a parte che c'avevo solo quello, quindi non è che ne avevo altri di zucchero, c'avevo le pasticchette, ma quante pasticchette devo mettere dentro? Latte freddo, fa caldo, c'è il sole ma c'è vento, però fa caldo. Stiamo finendo di sistemare, io no, però mio marito con un suo amico sta finendo di sistemare tutto il giardino, finalmente era ora, perché noi avevamo la giungla, in poche parole. Anzi Gianni, dai un'occhiata a Milo, per favore. E quindi niente, era da fare, era da tagliare, da sistemare, avevamo ancora delle cose, vabbè. E quindi ieri sera ho detto vabbè, per domani mi faccio una torta, una tortina. Però stamattina ho visto che ne mancava già un bel po', quindi mio marito sicuramente si è alzato e... vabbè, però fa niente. Ieri ne ho assaggiato giusto un pezzettino perché c'è il profumo, raga, ma inondato tutta casa del profumo di mela. Mamma mia, era una cosa fantastica. Quindi ero contenta e ne ho assaggiato un pezzettino. Una bella fetta gli ho data a mio marito e quindi stamattina... Ta-da, di nuovo lei. No, di nuovo lei, l'ho specificato nel video ieri sera che avrei mangiato una bella fetta di torta. Vabbè, io so già com'è, raga, eh? Ovviamente la consistenza stamattina è molto migliore. Ieri era appena uscita dalla friggitrice ad aria ed era un po' molliccia. Mi ero un po' preoccupata, però poi vedete la consistenza. Le mie ciglia filtro. È molto migliore, non so se si vede. Ecco qua, buona, l'ho mangiato già ieri. Me la voglio gustare in pace, tranquilla. Alla fine c'è un po' di cannella sopra. Buona. Se vi interessa, scrivimi ricetta e la scrivo. Raga, la scrivo nei commenti, poi la lascio per tutti, eh. Buona. Buona. Niente, io finisco la mia buonissimissima colazione della domenica. Ci sta una bella torta. E vi auguro una buona domenica. E che la passate in serenità. Un bacio da me. Ciao.